La cerimonia di giuramento delle guardie svizzere pontificie è stata un momento di grande gioia per la comunità della Città del Vaticano. Erano presenti diverse personalità, vescovi, cardinali, rappresentanti politici svizzeri e ambasciatori di vari paesi presso la Santa Sede. Numerosissimi sono stati anche gli amici e i familiari delle nuove guardie. I genitori, i fratelli e le sorelle sono le persone di riferimento più importanti. Offrono alle giovani guardie il sostegno necessario, anche attraverso la preghiera. È molto importante perché non pochi di loro stanno trascorrendo per la prima volta un periodo prolungato all'estero. Alcuni dei padri dei fratelli presenti tra la folla sono essi stessi attuali o ex guardie. Durante un precedente incontro con la stampa, alcune guardie e familiari hanno condiviso i loro pensieri e le loro emozioni. Se non sbaglio, 32 anni che tu sei entrato. Batte sempre il cuore? Ma sì, il giuramento per me è uno dei giorni più importanti dell'anno, quasi più del compleanno, perché è collegato a una memoria, a un'amicizia, ma è bellissimo. Poi avere adesso qui il figlio, sempre ancora attivo, un onore, un orgoglio, non ci sono parole. Mentre per alcuni il giuramento è una cosa familiare, per molti altri è incredibilmente nuovo, poiché queste nuove reclute sono le prime della loro famiglia a servire il Santo Padre. Io sì, sono il primo. E è un grande onore fare questo ingresso. La mia famiglia ha avuto modo di entrare nell'esercito svizzero anche in altri eserciti, ma penso che arrivare in questo esercito sia la cosa migliore che potesse capitarmi. La mia famiglia ha reagito molto positivamente. Erano davvero molto orgogliosi che avessi preso una decisione del genere e naturalmente mi ha fatto piacere che fossero presenti oggi. E anche i tuoi amici? Immagino che abbiano la stessa età. All'inizio pensavano che stessi scherzando con loro su ciò che avevo detto riguardo all'arruolamento nella Guardia Svizzera, ma poi quando ho spiegato cosa intendevo hanno capito. L'anno scorso, quando mio fratello si è arruolato, anche lui nella Guardia, è stata una spinta motivazionale. Così mi sono detto, dai, mi arruolo anche io. E poi tutto è decollato. L'intero processo di registrazione è iniziato lì. È davvero bello avere ancora un pezzo di casa qui. Il servizio nella Guardia dura almeno 2 anni in seguito. Anche se molti di loro rinnovano per un servizio prolungato, molti usano questa esperienza per costruire le basi per il proprio futuro. L'alabardiere Luca Titus, che sta terminando il suo servizio, ha recentemente chiesto alla sua fidanzata Zoe di sposarlo. Siamo andati a messa insieme nella cappella della Guardia Svizzera, poi siamo andati ai giardini e le ho chiesto di sposarmi davanti a una bella fontana nei Giardini Vaticani. Per 2 anni ci siamo chiamati ogni giorno, con qualche eccezione, ma quasi ogni giorno. E lei è potuta venire a trovarci spesso, è stata una benedizione. Ci sposeremo in Svizzera, vicino al lago di Ginevra. Abbiamo trovato una bellissima chiesa neogotica. L'attuale incarico di Luca, prima di completare il servizio, consiste nel fare la guardia fuori dalla stanza di Papa Francesco. In futuro ha intenzione di ricordarlo continuamente come un grande onore. Siamo in servizio davanti alla sua stanza 24 ore al giorno. A volte esce al mattino e noi lo salutiamo. Così siamo le prime persone che vede al mattino. E ciò che mi ha toccato è stata sempre la sua grande gentilezza e la sua attenzione nei nostri confronti. Mi rendo ancora conto che è molto speciale essere qui e che devo esserne grato. Desidero rivolgere un grande ringraziamento anche al Santo Padre Papa Francesco, ai nostri superiori della segreteria, la loro sempre grande fiducia e il loro benevolo sostegno. Care guardie, vi ringrazio di tutto cuore per questa scelta e mi congratulo con voi per il giuramento odierno. Io, alla bandiera in scaffetta, giuro di osservare il voto per voi, all stars, visto il voto di risposta. Tu, si me lo metto lì. Like the
Quanti patroni vi assistono?